secca della solidarietà, organizzato da Africa in Testa. Oggi siamo qui per celebrare l'amore, la generosità, la speranza e per rendere omaggio ai bambini orfani del villaggio San Francesco in Tanzania, che ormai sono i nostri figli, la nostra gioia. Provo a fare un breve riassunto per dare un'idea di quello che grazie a voi e grazie ad Africa in Testa siamo riusciti a realizzare in quella meravigliosa terra chiamata Africa. A gennaio del 2019 il villaggio San Francesco apre le sue porte, offrendo un rifugio sicuro ai bambini orfani, 28 per l'esattezza, arrivati da diverse parti della regione Mara in Tanzania. Molti di questi piccoli affetti da diverse patologie, ma ad accoglierli c'erano le piccole missionarie eucaristiche, che con la loro esperienza di vita da missionari in varie parti del mondo hanno saputo garantire non solo una casa, cure, amore, ma soprattutto l'istruzione, che oggi rappresenta l'unico vero strumento di crescita e di riscatto per questi bambini. Il villaggio San Francesco, dopo 5 anni di vita, ha compiuto passi significativi. Pensate che nel 2019 contava appena 17 costruzioni, tra cui dormitori, mensa, casa delle suore. Oggi, con immensa soddisfazione e gratitudine, ma soprattutto per la tenacia e la dedizione di Franco Testa, ne contiamo 60. Questo villaggio è diventato, grazie a tutti voi, una piccola città, una realtà che illumina non solo i cuori e le vite dei nostri bambini, ma anche quella della popolazione locale, offrendo lavoro, dando lavoro appunto ai piccoli fornitori, è diventato un punto di riferimento per le tante famiglie bisognose che troveranno sempre una luce, un sostegno nel nostro villaggio. Pensate che le nostre suore, con il loro spirito cristiano, accolgono quotidianamente circa 30 bambini a cui danno la possibilità di studiare e di mangiare, poi la sera ritornano nelle loro capanne. Inoltre aiutano circa 20 ragazze, diciamo seguendole nel loro percorso religioso e di studio. Le difficoltà sono state tante, ma noi non ci siamo mai fermati, neanche durante la pandemia del 2020. Infatti, in quel tempo abbiamo continuato a costruire, aggiungendo 7 nuovi edifici che saranno destinati poi alle scuole di mestiere, per dare un futuro anche a coloro che non hanno la possibilità e i requisiti per continuare gli studi. Nel dicembre del 2022 sono iniziati i lavori per altre 8 aule di scuola secondaria, affinché i bambini potranno frequentarla senza essere costretti, così come spesso succede in Africa, di camminare per 3-4 ore prima di poter raggiungere la scuola più vicina. E diciamo che la crescita è evidente, ma questo non solo nelle strutture, ma anche nel numero dei bambini. Pensate che da 28 le piccole anime che popolano il nostro villaggio sono diventate 70. Tutto questo è la dimostrazione tangibile del nostro e del vostro impegno. Ed è proprio per questo che noi vi invitiamo a toccare con mano, a venire in Africa, regalatevi un viaggio, un'esperienza di volontariato, così da essere travolti da questa bellissima energia d'amore, proprio come possono testimoniare i numerosi volontari che stasera sono qui. Perché in questo mondo che corre veloce e che lascia indietro i più deboli, è un nostro compito, un nostro dovere aiutare chi è più sfortunato, magari spesso rinunciando a qualche piccola cosa, ed è proprio questo piccolo gesto di rinuncia che ci dona la speranza di un futuro e di un mondo migliore. Questo è
importante e l'opportunità per celebrare quanto è stato fatto e quanto ancora, se restiamo tutti insieme, possiamo fare per la vita di questi bambini. Ed è per questo che io ringrazio ciascuno di voi per essere qui, per la vostra generosità, per il vostro impegno, per il vostro amore. Ringrazio le piccole missionarie eucaristiche che sono il faro del villaggio San Francesco. Ringrazio i nostri amici, i sostenitori, e ringrazio particolarmente i volontari che hanno scelto di diventare parte della famiglia di Africa Intestina. E adesso concludo dicendo che talvolta i sogni possono diventare realtà. E adesso passiamo allo spettacolo. Questa sera saremo invasi da gioia, emozione, sorrisi. Ancora una volta una serata di insieme per condividere la vera taverna e lasciare spazio all'improvvisazione dei brani che canteremo insieme a voi, che siete i nostri compagni di viaggio. Perché stasera anche un'altra volta sarete voi i protagonisti di questa bellissima serata di beneficenza. Però noi da quest'anno ci siamo sempre improvvisati, più o meno siamo un po' una banda di scombinati, però da quest'anno abbiamo deciso di darci un tono, di elevare il livello culturale di questa manifestazione.